Salve a tutte, partecipo alla maratona del Ludi con questo libro, la storia di questa bellissima attrice degli anni 30, appunto Hedy Lamarr, non per il suo valore letterario, ma perché mi ha incuriosito conoscere questa donna nel suo ruolo di inventrice, che lato che peraltro mi era sconosciuto. Il brano che andrò a leggere ha luogo il 23 aprile del 42, in piena guerra, seconda guerra mondiale, quando anche l'America ne fu coinvolta. E qui la nostra Hedy e il suo amico compositore Daniel Auteuil si presentarono al capo del Consiglio nazionale degli inventori. Bullitt ce li presentò come il colonnello Lely Bilent, ingegnere capo del Nazionale degli Inventori, e il colonnello Smith, assistente capo ufficio approvvigionamenti della Marina Militare, e il signor Robson, il cui titolo fu stranamente taciuto. Dopo lo scambio di convenevoli, mi piazzai di fronte agli uomini, contenta di aver indossato il più sobrio dei miei vestiti, un abito blu navy. Con la voce più autorevole che avevo esordì: signori, buon pomeriggio, grazie del tempo che avete voluto dedicarci, specialmente considerate le responsabilità che lo sforzo bellico deve imporvi. Il signor Antelle e io abbiamo appreso che inizialmente avete rifiutato di adottare il sistema di guida per i siluri da noi proposto, temendo che le dimensioni del sistema potessero costruire un problema. Oggi vorremmo chiedervi pochi minuti per spiegare quanto il dispositivo sia in realtà minuscolo. Vorremmo cominciare dalla descrizione che abbiamo illustrato nella nostra domanda di brevetto che l'Ufficio Brevetti degli Stati Uniti attualmente sta esaminando. Gli uomini si scambiarono sguardi sorpresi. Nessuno li aveva informati del fatto che avevamo depositato la domanda di brevetto nonostante il loro rifiuto, o quello stupore era una messa in scena. Continuai il discorso che mi ero preparata, mostrando schemi del sistema di guida e modelli che ne illustravano le dimensioni. Giorgio prese il timone al momento stabilito e concludemmo la presentazione evidenziando la precisione del nostro sistema e sollecitando domande dai presenti. Robson si schiarì la gola. È stato un discorso davvero illuminato, signor Auteuil e signorina Lamarr. Credo di parlare per tutti i presenti se dico che il nostro apprezzamento per il vostro sistema di guida per il siluri è notevolmente aumentato, in particolare grazie ai chiarimenti riguardo alle sue dimensioni. Certo, non è il mastodonte che abbiamo immaginato all'inizio. Avete realizzato un'invenzione affascinante e innovativa. Io e Giorgio ci lanciamo un'occhiata speranzosa. Robson andò avanti. Tuttavia, per ora non cambieremo la nostra prima decisione. Continueremo con il sistema già in opera, aggiornato e modificato naturalmente. Non capivo. Giorgio mi guardò perplesso. Perché? Posso chiedere? Domandai, sforzando di non incrinare la voce. Abbiamo chiarito che il vostro timore per le dimensioni della nostra invenzione era ingiustificato. Certo, questo è chiaro. Gli uomini si scambiarono con sguardi furtivi e il signor Robson esitò prima di continuare. Miss Lamarr, posso parlare sinceramente a noi? Sono un grande stimatore del vostro lavoro e in nome di tutti i presenti dico che apprezziamo l'incredibile sforzo che lei e il signor Auteuil avevano sostenuto. Ma mi ascolti, si limita ai suoi film, aiutano a rinfrancare la vita e lo spirito della gente. Se però è proprio decisa a contribuire allo sforzo bellico, pensiamo che per lei sia meglio aiutarci a raccogliere fondi piuttosto che costruire siluri. Invece di perdere tempo con queste faccende agli armamenti, perché non ci aiuta nella raccolta di denaro per vincere la guerra contro i gialli e i crocchi? Per quanto sapessi bene che il mio mondo era impregnato di sessismo in ogni sua fibra, non riuscivo a credere alle mie orecchie. Quegli uomini stavano rifiutando un sistema che avrebbe permesso a un aereo o a una nave di guidare un'intera flotta di siluri contro i mezzi nemici con precisione assoluta, senza dare al nemico la minima possibilità di interferire con i segnali radio. Come potevano le forze armate permettere che i loro soldati e i loro marinai fossero sconfitti in mare e molti perdessero la vita perché non volevano usare un sistema progettato da una donna? Parlai con voce calma, pur provando emozioni ben diverse. Fatemi capire, state rifiutando la nostra invenzione che renderebbe la vostra flotta insuperabile in mare perché io sono una donna, una famosa che preferireste si impegnasse nella raccolta fondi invece che costruire strumenti efficaci? Posso fare entrambe le cose, sapete, trovare fondi e aiutare a lanciare siluri se necessario. Robson rispose: questa non è l'unica ragione che ci ha indotto a rifiutare la sua proposta, Miss Lamarr,
ma dal momento che ha sollevato la questione, devo ammettere che per noi sarebbe difficile convincere i nostri soldati e marinai della bontà di un apparecchio inventato da una donna e non abbiamo intenzione di provarci. Non riuscivo a muovermi. Tutta la rabbia che ribolliva in me svaporò, lasciando un guscio bellissimo e vuoto. Forse il mondo non voleva altro da me, solo quel guscio, e forse il mondo non mi avrebbe mai permesso di espiare i miei peccati. Dopo aver presentato la sua invenzione alla Marina e sofferto la delusione di vedersi rifiutare il progetto, nonostante i difetti dei sistemi usati all'epoca per i siluri, Eddie pensò che per il suo sistema di comunicazione segreta fosse suonata la campana a morte. In seguito, le forze armate e altri soggetti privati iniziarono a realizzare invenzioni proprio utilizzando questa interpretazione della tecnologia. E oggi diversi aspetti della sua idea del frequency hopping si possono trovare nei dispositivi wireless che usiamo tutti i giorni. Quindi, quando guardiamo i nostri cellulari, stiamo guardando diritto in faccia un'invenzione scientifica.